primavera è come un eco di speranza, un grido nella notte oltre il monte e la frontiera. La luna scende al bosco illuminando piedi scalzi, la fame conta i passi tra bestemmie e una preghiera. Brucia lento il sale, brucia nelle piaghe sul destino, bruciano le lacrime in un sogno clandestino. Come stelle cadono e si sciolgono nel mare, annegano di rabbia nel giudizio universale. Testa o croce sotto il ponte, nella notte cerchi il sole, nello specchio si riflette, dolce amara la frontiera. C'è una linea sopra il ponte che divide il bene e il male, c'è un sicario alcolizzato e spara colpi nella schiena. Siamo nel 1869. L'unità d'Italia si sta compiendo senza che i piccoli paesi e la piccola gente se ne rendano conto. Gente dura, cazzata a vivere nelle montagne, dure queste nostre montagne, contadini, ignoranti. Gente piccola, che non ha niente, che non è niente. E se non sei niente, che fai? Gerardini Isacco di Faustino, d'anni 15, contadino. Rambaldini Antonio di Faustino, d'anni 27, contadino. Tabladini Nazzaro fu Giacomo, d'anni 17, contadino. Tabladini Giuseppe fu Giuseppe, detto Crispo, d'anni 21, contadino. Lazzari Luigi di Giacomo, d'anni 25, contadino. Perotti Giovanni di Bortolo, detto Lamy, d'anni 21, contadino. Zanardelli Francesco di Giovanni, detto Manfrina, d'anni 19, contadino. Bruni Faustino di Giuseppe, d'anni 29, contadino. Bruni Lorenzo di Giuseppe, d'anni 19, contadino. Bruni Bernardo di Giuseppe, d'anni 13, contadino. Battista Dalaidi, contadino. Questa è la storia di un gruppo di ragazzi. Insieme partono per andare oltre il confine, a contrabbandare un poco di sale, un poco di lire, a sperare di tornare e vedere come cambia il mondo, se le donne adesso li guardano, se possono crederci di alzare la testa, di mettere su famiglia. Se la povertà schiaccia, niente è semplice. Neanche andare in giro la notte con la paura che ti becchino, che ti rubino quel poco di sale. Neanche guardare in faccia la tua famiglia è semplice. Figuriamoci amare. Il 10 maggio 1869 a Ponte di Selva, in territorio del comune di Bagolino, le guardie doganali ingaggiano uno scontro a fuoco con un gruppo di giovani, sospettati di praticare un illecito commercio di sale con le vicine regioni austriache. Le guardie cercano di fermarli e i contrabbandieri oppongono resistenza, ma ai doganali basta quel pretesto per aprire il fuoco. Battista Dalaidi è colpito a morte. Giovanni Perotti, più fortunato, riporta soltanto leggere ferite. La pretura di Bovegno apre immediatamente un'inchiesta. Innanzitutto vuole avere ragguagli intorno a quei giovani. Di buon carattere, fame e condotta fuori di eccezione, sul di cui conto in paese non furono mai elevate lagnanze. Sono tutti celibi, poveri giornalieri, contadini nullatenenti. Figurarsi che tra di loro c'è perfino un ragazzo di 13 anni. Ma viene istruito il processo e in breve la vicenda si trasforma in tragedia. Luigi Lazzari è il primo a soccombere al regime carcerario. Muore l'8 dicembre 1872. Il 23 febbraio 1873 muore Gaudioso Gelsi, detto Celso. Il 24 febbraio tocca a Nazzaro Tabladini. Tutte morti che paiono a dir poco sospette. La vera causa della morte del Gelsi e del Tabladini, nonché degli altri due già anteriormente morti, pare essere una neuropatia nostalgica, della quale sembrano affetti anche altri detenuti bresciani in questa casa. Casa penale delle Murate in Firenze. Elenco degli oggetti lasciati dal deceduto 815/4. 1. Una giacca. 2. Un paio pantaloni. 3. Una camicia. 4. Una sottoveste. 5. Un berretto. 6. Una pezzola. 7. Un paio uose lana. 8. Una cinghia cuoio. 9. Una scatola di tabacco. 10. Un portafogli pelle. Nota bene, il tutto lacero. Elenco degli oggetti lasciati dal deceduto 819/4. 1. Un paio pantaloni. 2. Una camicia. 3. Una sottoveste. 4. Un cappotto. 5. Una pezzola. 6. Una cinghia cuoio. 7. Una rete. 8. Un paio mutande. 9. Una camiciola. Nota bene, il tutto lacero. Siamo nel 1873. Gli anni passano in fretta. Ma non se sei chiuso in una cella.
non se conti i giorni come grani di un rosario di sale. Ognuno vale un'ora. Una speranza condannata, una giovinezza strappata. Morirà anche Giovanni Perotti in carcere. Morirà come tutti gli altri, a causa dei maltrattamenti, dell'isolamento, delle condizioni. E per quel silenzioso dolore, la neuropatia nostalgica, dettata dall'impossibilità del ritorno. I parenti pagheranno le spese di sepoltura per dei corpi che non riconosceranno più. I parenti pagheranno le spese di sepoltura per quei ragazzi che si sono resi defunti, che hanno perso la vita, lontano da casa, lontano dai loro sentieri, per un pugno di sale. Per un pugno di sale una stella può negare, per un pezzo di pane annega fortuna, per un piccolo fiore si è frantumato il cuore, per due stracci d'amore c'è uno schiaffo da ingoiare. Ancora oggi, a 150 anni dai fatti, accade che giovani, anche diversi tra loro, e diversi da coloro che percorsero quel sentiero per un pugno di sale, perdano la propria vita a causa di sopraffazioni e miserie. Ma questo non impedisce di sperare e di agire, affinché un giorno l'ingiustizia divenga solo un ricordo. A Battista, Gaudioso, Giovanni, Luigi, Nazzaro, compagni di sentiero, a Giulio Regeni,